Il nano Erdogan, trasformato in sultano da 45 miliardi di contributi per la preadesione europea della comunità europea, prima entra in Siria pregiudicando un delicato equilibrio, poi va a Cipro sloggiando Eni con delle navi militari e invadendo la sovranità di una nazione europea, Cipro, poi approda in Libia pregiudicando gli interessi energetici e di sicurezza nazionale e internazionale dell'Italia, poi ancora minaccia l'Italia e l'Europa di scatenare 3 milioni di profughi sui nostri confini. E tutto ciò avviene nel più assordante silenzio e imbarazzante silenzio di Di Maio. Ecco, l'altro giorno finalmente Di Maio vola in Turchia e noi ci immaginavamo finalmente una dura presa di posizione dell'Italia. Sentite cosa dice in questo video il ministro degli esteri turco dopo l'incontro con Di Maio. L'Italia è stato sempre il paese numero uno quando si parla del sostegno deciso per la nostra missione all'UE. Non abbiamo dubbi che continuerà così, oggi abbiamo parlato anche di questa. Ecco Di Maio, tu sei andato a fare l'eunuco sottomesso, quello che dice che l'Italia si impegnerà per far entrare la Turchia in Europa. Non la vogliamo, ti è chiaro? Non farlo in nome mio, non farlo in nome di Fratelli d'Italia, non farlo in nome del Parlamento italiano, non farlo in nome del popolo italiano. L'Italia, l'Europa non ha bisogno della Turchia, abbiamo bisogno invece che venga revocato lo status di candidato all'adesione alla Turchia e che il sultano venga sommerso da una tempesta di sanzioni, banalmente perché l'Italia e l'Europa si devono difendere dall'imperialismo e dall'integralismo islamico del sultano Erdogan.